perché siete qui a manifestare davanti al Palazzo della Consulta? Ma dunque, la Consulta, come la Presidenza della Repubblica, sono fra i pochi organi di garanzia, e che è venuta a non mancare, è venuta sotto zero la garanzia in questo momento. Una Consulta che deve esprimersi solo sotto il profilo della legittimità costituzionale e si esprime sotto il profilo del merito. Sappiamo anche noi che se gli italiani andassero a votare per cancellare la Fornero ci sarebbe uno sconquasso probabilmente delle casse pubbliche, ma questo non è un problema della Consulta, è un problema del governo, è un problema del Parlamento, trovare, rimediare o comunque le risorse per. Però gli italiani quando mai potranno dire la loro se la Consulta fa ragionamenti di merito e non di legittimità pura? Qua c'è stato un giudizio politico e pertanto siamo qua a dire che non va bene. La Consulta si deve esprimere solo se sono ammissibili, e quelli i non ammissibili sono solo quelli che toccano i trattati internazionali, leggi di bilancio o leggi tributarie, e questa è una legge che non è né l'una né l'altra né quest'altra, per cui qua ha toppato la Consulta, ma il guaio è che hanno pagato e pagheranno e continuano a pagare gli italiani.